Ciao a tutti e benvenuti a Stories in Slow Italian. Fa freddissimo. Qua dove sono io inizia a cadere la prima neve, la neve del snow, e inizia a scendere la prima neve. È molto molto bello, io adoro la neve, adoro l'inverno, ma è comunque bello lamentarsi. Lamentarsi significa to complain. È sempre bello lamentarsi del caldo, del freddo, del vento, della pioggia, di tutto. Ma in realtà adoro svegliarmi la mattina e guardare fuori dalla finestra, vedere tutto bianco. Oh, è fantastico, è un sogno. Non vedo l'ora. Comunque, per iniziare l'episodio di oggi, non c'entra niente con la neve, con il freddo. Quando io dico non c'entra niente, significa it hasn't anything to do with that. So, it's not related to it. Centrare qualcosa, to be related to have something to do with, e non c'entra niente. Non c'entra niente con il freddo, ma nell'episodio di oggi volevo parlare del supermercato. Sono appena tornata dal supermercato, ho fatto la spesa. Fare la spesa significa to do grocery shopping. Attenzione, è solo fare la spesa, singolare, perché se io dico fare spese, plurale, significa fare shopping. So, when I say fare la spesa, singular, it just means to do grocery shopping. And when I say fare spese, plurale, it means that I'm doing shopping. In Italian you can either say fare shopping o fare spese. Sono appena tornata. By the way, this appena means just, so I've just come back, I've just returned. Sono appena tornata dal supermercato dove ho fatto la spesa e volevo un po' parlare del supermercato in generale, così potete imparare qualche parola utile. Quindi, al supermercato. Quando vai al supermercato, di solito hai bisogno di un carrello o di un cestino. Il carrello is the trolley, il cestino the basket. So depending if you have a lot of things to buy, you take the trolley, il carrello. Otherwise you can just take the basket, il cestino. Se prendi il carrello, probabilmente hai bisogno di una moneta o di un gettone. So, in Italy, when we need to take the trolley, we need also a coin to put inside so that you can get the trolley. And then at the end, when you bring the trolley back, you can get your money back, your coin back. Quindi una moneta o un gettone. Quando entri nel supermercato, ci sono vari reparti. Vari means different, various, vari reparti, so different sections, con oppure varie corsie. Una corsia, in English, I'm not sure, but it's basically the same thing. So there are the alley, maybe, the alleys could be, le corsie, or different sections, reparti. Di solito nei supermercati italiani il primo reparto è quello della frutta e verdura. So usually when you enter supermarkets in Italy, the first section you find is the one with vegetables and fruit. Frutta, fruit, verdura, vegetables. E ovviamente qua trovi diversi tipi di frutta, mele, banane, arance, dipende dalla stagione.
depending on the season, you can find so many different products. Lo stesso per le verdure. Puoi trovare insalata, pomodori, cetrioli, zucchine e così via. E così via, insomma, eccetera. In Italia, quando prendi la frutta o la verdura, è molto comune dover pesare questi prodotti su una bilancia. So, I know it doesn't happen in many countries, but in Italy you have to weigh the product yourself. So you take what you want, you take a bag and you put inside, for example, three apples, and then there is this weight where you have to weigh the apples. You press the button and you get out a sticker with a barcode on it that says how much that product is going to be. Quindi devi pesare la frutta o la verdura su una bilancia, premere un bottone corrispondente, corresponding, e ricevi un biglietto adesivo, so a sticker, ticket, con un codice a barre. Il codice a barre is the barcode. Dopo questo reparto puoi trovare il reparto frigo. So, il reparto frigo is the fridge area with all the fridge products, come yogurt, latte, formaggi, eccetera. Quindi tanti, tanti prodotti diversi. Puoi trovare un fornaio o panificio o panetteria, so you can say all these words to say bakery. In the supermarket you can often find a bakery con prodotti freschi, with fresh products. Fornaio, panificio, panetteria con prodotti da forno, so baked products. Puoi trovare un banco del pesce o della carne, so it's very common to find also an area with fresh fish and also fresh meat as well, especially ham. La salumeria is where you can find all different kinds of ham and salami and so on. Nella salumeria, i prodotti da forno, la pescheria dove trovi il pesce e così via. Poi puoi trovare un reparto colazione, let's call it breakfast section, because you can find all the products that we usually use in Italy to have breakfast. You probably already know, but in Italy breakfast is 99% of the time sweet. Quindi nel reparto colazione troviamo biscotti, brioche. Brioche are like croissants or soft bread, usually filled with cream or jam. Quindi brioche. Fette biscottate. So, I'm not sure in English. It's like a hard bread, but so, sweet. And you usually put on butter and jam. Fette biscottate. Tè, caffè, dolci, cioccolato, la Nutella, ovviamente, tanti prodotti dolci. Ci può essere anche un reparto pasticceria con prodotti come torte, preparati per torte, farina, zucchero, decorazioni per le torte. So, a whole section for baking, basically. Un reparto con pasta e riso, un reparto con prodotti in lattina come mais, o olio, o olive, e così via. So, a whole section with canned products like olives or corn, and so on.
reparto con prodotti per la casa, prodotti per pulire e prodotti per lavarsi. So, both to clean the house and to clean yourself. E ovviamente un reparto per le bevande, con birra, vino, alcol, ma anche succhi di frutta, acqua, eccetera. Succhi di frutta, fruit juice, acqua, water, birra, beer, vino, wine, all kinds of drinks, le bevande. Quando finisci di fare la spesa, puoi andare alla cassa. La cassa is the cash desk where you can pay. La cassa. Devi mettere i prodotti sul nastro. So you have to put all your products from the basket, from the trolley, on this black, I have no idea the name, this black roll that goes towards the person that will make you pay, il nastro. Di solito alla cassa ci sono anche prodotti come caramelle o dolci o cicche, una cicca. So technically this is saying cicca is wrong, but it's so used that no one knows it's wrong because cicca technically is the end of the cigarette that you throw away, but we use this word to say chewing gum. Another word you can say is gomma da masticare, so literally chewing gum. Masticare means to chew and gomma la the gum. So they put these products around you so that you will be, while you're waiting to pay, you will definitely take some more and buy some more. La cassiera o il cassiere, so the person at the cash desk, può battere i prodotti o passare i prodotti, so scan them basically. Ti chiede se vuoi una borsa in plastica o una borsa in tessuto, so they can ask you if you want a bag. Plastic bag or cloth bag. Ti chiede se hai la tessera del supermercato. So they will ask you if you have the card, the supermarket card, so you can collect points per raccogliere punti, raccogliere to collect, per avere sconti, so to have discounts or to win products and so on. Ti chiede se vuoi pagare in contanti o con la carta, so they ask you if you want to pay in cash, in contanti, o with credit card, con la carta, e ti dà lo scontrino, so they give you the check, lo scontrino. Molto spesso ti chiede se vuoi i bollini. What does it mean? So when they ask you, vuole i bollini? That in Italy very often people collect these stamps, let's say, that you can collect, and in the end, when you have the right amount, you can get products for free or a big discount and so on. Quindi i bollini per la raccolta punti, raccogliere punti, again, to collect points. E in Italia devi mettere da solo i prodotti nella borsa. So in Italy no one is gonna help you to put your products in the bag, you have to do it yourself. Quindi mettere i prodotti nelle borse. E alla fine puoi uscire e mettere le borse nella macchina o andare a casa. So you can just finish your grocery shopping. So this was it. There were a lot of vocabularies here. I hope a lot of new vocabularies. Spero tanti nuove parole come il carrello, il cestino, il reparto, section, anche cose forse un po' strane come pesare sulla bilancia. So maybe it's weird for some people that we have to weigh fruit and vegetables by ourselves. Altre parole come i prodotti, i latticini, so
Milk products, la salumeria, so where you can get all your ham and salami, and so on. So I hope again there were a lot of new words. You can obviously listen to this episode once again, many times again, and stop every time there is a new word that you don't know, so you can learn it a little bit better. Grazie per aver ascoltato e alla prossima, al prossimo episodio. Ciao!